Da secoli, nel nome della fede e della devozione, è emersa una figura luminosa che illumina la strada dei fedeli. È conosciuto come San Cipriano, il santo che ha superato il tempo, la cui saggezza e protezione hanno influenzato la vita di innumerevoli persone. San Cipriano, il santo della saggezza, della generosità e dell'intercessione potente. La sua storia è una testimonianza vivente di come la fede possa trasformare le vite e aprire porte alla prosperità. Oggi, su Canal Momento in Cristo, ci immergeremo nel viaggio spirituale che è la vita di San Cipriano. Esploreremo la preghiera che ha cambiato vite e portato prosperità finanziaria, il Salmo 126. Questo è uno spazio dedicato alla spiritualità, alla fede e alla ricerca di una vita più prospera e significativa. Benvenuti su Canal Momento in Cristo, dove la luce della devozione e della speranza guiderà il nostro cammino. Preparatevi per un viaggio spirituale che illuminerà le vostre vite. Iniziamo questo viaggio insieme. Benvenuti nel mio Canal Momento in Cristo, dove condividiamo storie e rituali spirituali che possono aprire porte alla prosperità nelle nostre vite. Oggi desidero condurvi in un viaggio di fede e prosperità finanziaria attraverso una preghiera speciale a San Cipriano, combinata con il Salmo 126. San Cipriano è conosciuto per la sua saggezza e protezione, e quando uniamo la sua intercessione alle parole sacre del Salmo 126, creiamo una potente combinazione. Unitevi a me in questa preghiera e scopriremo insieme come raggiungere la stabilità finanziaria nelle nostre vite. Cari San Cipriano, potente intercessore per i bisognosi e i sofferenti, ci rivolgiamo a voi in questo momento con umiltà e fede. Chiediamo il vostro aiuto per superare le difficoltà finanziarie che stiamo affrontando. Pregate affinché ci concediate la grazia di ricevere benedizioni abbondanti nella nostra vita finanziaria, in modo da poter vivere con dignità e sicurezza. Invochiamo il Salmo 126 per illuminare il nostro cammino e attirare la prosperità che tanto desideriamo. Crediamo nell'infinita bontà del Signore e chiediamo che Egli riversi le sue grazie su di noi, allontanando ogni male e rimuovendo ogni ostacolo che potrebbe impedirci di raggiungere i nostri obiettivi. Possiamo onorare il nome di San Cipriano, esprimendo gratitudine e generosità verso coloro che hanno bisogno di aiuto. Possiamo diventare canali di benedizioni e prosperità per tutti coloro che ci circondano. Caro San Cipriano, chiediamo che rispondiate prontamente alla nostra preghiera e ci concediate la grazia di raggiungere la prosperità finanziaria che desideriamo. Che questo salmo sia uno strumento potente tra le nostre mani, guidandoci verso il successo e l'abbondanza. Confidiamo pienamente nel Signore e nelle sue promesse di prendersi cura di noi. Chiediamo a voi, San Cipriano, di intercedere per noi, aiutandoci a superare ogni ostacolo sul nostro cammino. Che la vostra saggezza e protezione ci accompagnino in ogni momento, in modo da poter prendere le decisioni migliori e raggiungere la prosperità che tanto desideriamo. Abbiamo fiducia in voi, San Cipriano, come nostro guida spirituale e amico fedele. Che la vostra intercessione sia il nostro scudo e la nostra sicurezza in questa battaglia per la prosperità finanziaria. Vi ringraziamo, San Cipriano, per la vostra potente intercessione nelle nostre vite. Crediamo che il Signore agisca a nostro favore, attirando la prosperità e il successo che tanto cerchiamo. Da ora in poi, viviamo con gioia e fiducia, sapendo che il Signore è la nostra fonte di sostentamento e provvidenza. Onoriamo la memoria di San Cipriano, condividendo le benedizioni che riceviamo con gli altri. Che la vostra luce continui a illuminare il nostro cammino, allontanando ogni male. Possiamo diventare strumenti di pace e prosperità nelle nostre famiglie, comunità e in tutto il mondo. Vi ringraziamo, San Cipriano, per tutto ciò che avete fatto nelle nostre vite e per tutto ciò che farete. Possa la vostra benedizione rimanere con noi, ora e sempre. Cari San Cipriano, chiediamo che l'energia potente del Salmo 126 si manifesti nelle nostre vite finanziarie, attirando la prosperità e l'abbondanza di cui tanto abbiamo bisogno. Lodiamo il Signore in ogni momento,
proclamando le sue meraviglie nelle nostre vite e ringraziando per tutte le benedizioni che riceviamo quotidianamente. Quando il Signore riportò i prigionieri a Sion, sembrava come un sogno. Allora la nostra bocca fu piena di risate e la nostra lingua di canti. Tra le nazioni si diceva: grandi cose ha fatto il Signore per costoro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ne siamo felici. Riportaci, Signore, i nostri prigionieri, come i torrenti del Negev. Quelli che seminano con lacrime mietono con gioia. Chi porta la preziosa semente, piangendo, tornerà, senza dubbio, con gioia, portando i suoi covoni. Salmo 126. Spero che questa preghiera sia stata significativa ed efficace per voi. Se vi è piaciuto questo contenuto, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, attivare la campana delle notifiche, mettere mi piace e condividere con i vostri amici e familiari che hanno bisogno di aiuto finanziario. Il mio obiettivo è fornire contenuti di qualità ed efficaci per aiutarvi nel vostro percorso spirituale. Se avete suggerimenti per argomenti per i prossimi video, lasciateli nei commenti qui sotto. Ringrazio la presenza di tutti e spero di vedervi presto nel prossimo video, dove continueremo a esplorare storie e pratiche che rafforzano la nostra fede e ci conducono alla prosperità. Che la pace e l'abbondanza siano sempre nel vostro cammino. Grazie per camminare con noi in questo viaggio di fede e benedizioni. Che la grazia di San Cipriano e le promesse del Signore siano con voi sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spero che questa preghiera a San Cipriano con il Salmo 126 abbia toccato i vostri cuori allo stesso modo in cui ha toccato il mio. La nostra ricerca spirituale per la prosperità finanziaria e le benedizioni divine è un impegno che condividiamo. E sono grato per avere ognuno di voi qui con me. Vi prego di condividere questo video tra i vostri amici e familiari. Insieme possiamo diffondere questo messaggio di speranza e fede, offrendo l'opportunità di trasformazione spirituale a tutti coloro che ne hanno bisogno. Inoltre, mettete mi piace al video e attivate la campana delle notifiche per non perdere i prossimi messaggi ispiratori. Se avete suggerimenti per argomenti o preghiere che desiderate vedere nel canale, per favore condivideteli nei commenti. Sono qui per servirvi e aiutarvi nei vostri percorsi spirituali. Che la grazia di San Cipriano e le benedizioni del Signore siano sempre con voi. Continuiamo insieme in questa ricerca di prosperità e successo finanziario, rafforzando la nostra fede e condividendo amore e speranza con il mondo. Ringrazio tutti voi per far parte di questa comunità e spero di vedervi presto nel nostro prossimo video. Che la pace e l'abbondanza siano sempre nel vostro cammino.